Il succo della conferenza stampa di ieri tenuta dalla dirigenza dell'Hockey Amatori Vercelli, conferenza che la presidenza gialloverde non ha voluto che fosse registrata da telecamere. In sostanza, secondo il club, i dirigenti avrebbero iscritto la squadra al campionato Dia 1 basandosi sull'impegno che, a loro dire, il sindaco Forte avrebbe preso di trovare sponsor che consentissero il cammino del team nella massima divisione. L'Amatori aveva chiuso la Serie A2 con un passivo di 15.000 euro, con la prospettiva di giocare un campionato che ne costa circa 180.000. E sempre secondo la società isolana, il comune aveva speso l'impegno di trovarne tramite sponsor almeno la metà. Smentita anche la voce definita fantasiosa che la dirigenza avrebbe rifiutato nei mesi scorsi la cifra di 50.000 euro per passare la mano ad una cordata di sponsor. Sentiamo il dirigente Andrea Vercellotti al termine della conferenza stampa. Chiaramente ci attendiamo un po' al mantenimento di tutte quelle promesse che a livello di amministrazione pubblica sono state fatte all'inizio della stagione, quindi a maggio, quando si è parlato di promozione della massima serie. Siamo ancora in attesa, è importante che queste risposte arrivino quanto prima possibile, che i miei sponsor partecipino all'iniziativa, in modo tale da garantirci la riconferma anche il prossimo anno nella massima serie. Secca è giunta la replica del sindaco Forte che ha ribadito di non aver mai promesso garantito aiuti finanziari, ma solamente la ricerca di sponsor. Secondo la prima cittadina ci sono sponsor interessati ad entrare nella compagine, ma che non avrebbero avuto la possibilità di leggere i bilanci e capire la situazione finanziaria, con la conseguenza che al momento è tutto fermo. Domenica a Moncalvo ci sarà il primo appuntamento con la Fiera del Tartufo, giunta quest'anno alla sua 64esima edizione. Il prologo ci sarà però sabato 20 con il mercatino dei tartufi e prodotti tipici enogastronomici dalle 8 alle 18. Ma sentiamo il sindaco Aldo Fara. Beh, quella del tartufo credo debba essere una stagione, almeno dei primi segnali, un'ottima stagione perché abbiamo avuto le piogge estive e il caldo estivo. Il tartufo non è un qualcosa che cresce in pochi giorni, ma cresce in parecchi giorni, 60, 70. Questo poi diventa anche difficile stabilirlo. Ma non è il Tucà Brugesà, toccato e bruciato, è un qualcosa che cresce. Allora, la stagione gli è stata propizia per le piogge estive e per il caldo estivo. Pertanto credo che sarà certamente una stagione meno tirchia di quella dell'anno scorso, dove abbiamo avuto ottimo prodotto, grandissimo prodotto, però in quantità molto limitate. Quest'anno credo che questo non avvenga. Possiamo pensare e sperare in annate come ce le ricordiamo nel passato, dove il tartufo era in abbondanza. Le sigle sindacali Filctem, CGIL, FLAI e UILTEC hanno indetto per venerdì 19 ottobre 4 ore di sciopero dei dipendenti Sogin. Lo sciopero è a livello nazionale e per il Piemonte interesserà gli impianti di Saluggia, Trino e Bosco Marengo. I lavoratori, oltre al mancato rispetto di diversi accordi, lamentano grandi difficoltà nel dialogo con il management dell'azienda, che ricordiamo è impegnata nelle attività di smantellamento delle centrali nucleari italiane, tra cui quella di Trino e dell'ex impianto di ricerca Enea Eurex di Saluggia. In particolare, mancherebbero certezze sul futuro dei numerosi precari da tempo utilizzati in azienda, che hanno acquisito preziose competenze che rischiano di andare perse. Ai nostri microfoni, Matteo Pisani della Filctem CGIL di Vercelli. Sì, le problematiche che si intende sottolineare sono quelle principalmente del mancato rinnovo di alcuni contratti di somministrazione. Parliamo di circa 80 persone a livello nazionale e a livello della provincia di Vercelli di 3 persone. Due sul sito di Trino e uno sul sito di Saluggia. Questi lavoratori è tanto tempo, in alcuni casi sono anni che sono all'interno dell'azienda. L'azienda su di loro ha investito tanto. Il nostro lavoro prevede appunto che ci sia una formazione, un raggiungimento di determinate competenze. Questi lavoratori hanno raggiunto queste competenze e adesso rischiano a fine anno di rimanere a casa. E per noi questo, oltre ad essere un problema dal punto di vista proprio delle persone, è un problema anche a livello di professionalità.
Domani, giovedì 18 ottobre, alle ore 21, presso la sala conferenze di Villa Paolotti a Gattinara, i volontari di Intercultura presenteranno in dettaglio le attività dell'associazione, con proposte di permanenza e studio all'estero ai ragazzi interessati e alle loro famiglie, e altre forme di collaborazione agli scambi, anzitutto con l'offerta di ospitalità a ragazzi stranieri, con testimonianze di chi ha già partecipato a questi progetti. Protagonisti dell'incontro saranno anche alcuni ragazzi appena rientrati dal loro periodo di studio all'estero. Attraverso il proprio racconto spiegheranno che cosa significhi trascorrere una parte così importante della propria vita a contatto con un'altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali vissuti con i nuovi amici provenienti da tutto il mondo. E ora un attimo di pubblicità e poi lo sport. Prima sconfitta stagionale casalinga in campionato per il Città di Vercelli Calcio che milita nel torneo di Serie C2 di calcio a 5. Nonostante una prestazione sufficiente, gli uomini di Mister Pusceddu si arrendono di fronte alla maggiore esperienza dei torinesi dell'FM internazionale. 0-3 il risultato finale. Se giocavamo fino a domani non segnavamo. Periodo così, infortuni. Vabbè, non sono un alibi perché questa sera l'abbiamo dimostrato, però quando giochi ti impegni, dai tutto quello che puoi, due pali, il portiere fa un mezzo errore, la palla non entra, gli tirano in faccia e la palla va fuori, loro fanno due tiri, due gol, cosa vuoi dire? È un tiro libero, non c'è, cioè, c'è poco da dire sulla partita, loro sono più forti, però potevano andare diversamente. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto e noi ci vediamo come sempre domani.